Master. Radio Master. Radio Master. Qui tutti ti hanno chiesto di tutto, vuoi fare il sindaco perché hai deciso di fare la testimonial. Invece io volevo sapere come sei stata contattata, cosa hai pensato? Hai pensato mai finalmente si sono ricordati di me oppure è un'occasione per ritornare? Come è accaduto? No, questa città non è che si sia dimenticata di me assolutamente, a parte che tutte le mie vecchie amicizie. L'anno scorso abbiamo festeggiato un Natale insieme alla radio. Sì. Quindi è stato un modo anche per fare gli auguri ai miei concittadini, perché ho tutti i miei parenti, i miei affetti familiari. Poi sai, non è che giusto il fatto di fare uno spettacolo, di non fare uno spettacolo, non è tanto quello, è sentire sempre l'affetto delle persone. Sai, quella cosa più bella che mi dicono è, e me l'hanno detto più volte, noi siamo orgogliosi, orgogliose come foggiana e come foggiane di sapere che tu sei di Foggia e che un po' ci rappresenti. Questa è la cosa più bella che una persona mi possa dire. Senti, però, visti gli ultimi episodi eclatanti, purtroppo, che ci hanno portato alla ribalta nazionale, c'è stato un momento in cui hai pensato ma da che caspita di città arrivo? No, perché io non credo che questa città deve essere rappresentata da quella minoranza di criminali che purtroppo porta la nostra città ai disonori della cronaca. La nostra città è fatta di tanta gente onesta, cioè, che vuole lavorare, che vorrebbe sentirsi libera di poter aprire un'attività senza sentirsi minacciata, di una società in cui nessuno deve pensare che se non accetti le regole della criminalità organizzata ti ritrovi una bomba fuori da un negozio. E quindi credo che questo sia importante. Io voglio partire proprio da valorizzare tutti i fermenti positivi che ci sono in questa città. Sono stata anche ultimamente a vedere uno spettacolo teatrale bellissimo in un teatro degli impertinenti qui a Foggia. Ci sono delle cose belle. Senti, 54 anni compie l'Avis di Foggia. Sì, io 57. Ecco, vedi. 57 a giugno. Ma tu sei una che dona? Sì, sì, io l'ho data. Bene, l'hai data, continuerai a dare. No, la mia disponibilità, è normale. La mia disponibilità, no. Allora, io parto da un presupposto. Ci sono delle cose che tu devi fare dietro corrispettivo economico. Sì. Cioè, se io vado in una trasmissione per commentare un fatto di gossip, mi devono pagare. Okay. Perché, anche perché devo cambiare. Beh, è normale. Quello che riguarda tutte le campagne per l'uguaglianza, contro l'omofobia, per la parità, contro il razzismo, contro la violenza sulle donne, per gli animali e adesso per la donazione del sangue, queste sono cose che si devono fare gratis. Perché io sinceramente pensare che di chiedere dei soldi per una campagna così... No, infatti. Cioè, mi guarderei allo specchio e mi sputerei in faccia. Allora lo diciamo, donare sangue. Donare, perché ricordate sempre, chi dona riceve. Anche chi dona il sangue riceve un controllo sulla propria salute, sì, sul proprio sangue, gratuitamente, che è anche importante. Quindi ricordate sempre, chi dona in un modo o nell'altro riceve. Do ut des. Io ti do un bacio. Grazie. Radio Master. Radio Master. Radio Master.